non tutte le squadre che vengono qui a Viviani giocano una partita aperta come avete fatto voi, nonostante insomma le differenze avrebbero fatto pensare in una partita più difensiva da parte vostra. Ovviamente siamo sorpresi per la mancanza di Tranza e di Esposito, che avevamo preparato la partita in altro modo, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno avuto l'approccio alla partita, hanno avuto la personalità di affrontare una squadra, una grossa squadra, e voglio sottolineare perché veramente qui a Potenza avete veramente una squadra dove secondo me può fare anche in Lega Pro. Sono contento della mia squadra perché veniamo da un momento non bello, siamo una squadra molto giovane e quando vieni a affrontare una squadra così forte come Potenza non è facile. Sono contento perché abbiamo disputato un primo tempo bene, molto bene, soprattutto l'approccio che abbiamo avuto. Poi è uscita la qualità dei giocatori, purtroppo bisogna anche essere. Ozzino, ottima individualità per quanto riguarda la partita. Sì, oltre il gol. No, è un over, forse è uno dei dati più grandi, anche se da lui mi aspetto molto di più, un giocatore di questa categoria ha sempre fatto bene. Però giustamente quando siamo in queste condizioni a livello di classifica fanno fatica anche i grandi, soprattutto i giovani. Io voglio da loro, voglio proprio questa mentalità qua, di portare entusiasmo ai ragazzi, perché io ci credo a questa salvezza, perché se i ragazzi fanno questo tipo di prestazioni ce la possiamo giocare. Poi a volte magari ci può andare bene, ci può andare male, però se siamo su questa strada qua possiamo fare veramente bene e cercare di fare il miracolo salvezza. Ecco, questa sconfitta non è che cambia, cioè non è che cambia moltissimo. Allora, per non essere presuntuoso, non siamo venuti qua a fare a dire che vinciamo la partita. Però volevamo mettere quella voglia e anche ai ragazzi di farmi capire che l'entusiasmo per salvarci, questa qua è la mentalità giusta. Poi ti ripeto, non è che voglio sentire i giovani, è la verità, siamo una squadra giovane, quindi è anche difficile uscirne fuori, perché una volta una cosa, una volta un'altra, però tutto sommato ho la fiducia della società, la società sa cosa bisogna fare, nel senso che bisogna stare soprattutto tranquilli a livello mentale, perché andiamo a affrontare delle squadre adesso che secondo me sono tutti dalla nostra portata, togliendo Altamura e Cerignola, poi le altre sono tutte squadre che ce la possiamo giocare. Poi l'ultima la Gavese, speriamo che tu già state. È già finita la campionata, quindi credo che avesse dei demotivati. Lo spero. Però diciamo che la possibilità c'è perché tutte le squadre avversarie non corrono molto. No, infatti io a me è una cosa che mi è dispiaciuto del secondo tempo. Avevo visto la squadra che andava a pressare gli altri, perché ho visto un po' di difensori di Potenza un po' in difficoltà. Anche nel primo tempo Bartoli, Bertoli, un difensore, quando veniva pressato non riusciva mai a giocare la palla pulita, la buttava sempre avanti perché si vedeva che era un po' timoroso. E avevo detto alla squadra del secondo tempo di attaccare un po' più alto, non ci sono riusciti, perché ripeto, nella loro testa adesso è molto, molto pesante andare a giocare la squadra e poi prendere i gol, non è facile. Però voglio veramente sottolineare la grande prova dei ragazzi perché mi seguono alla grande. Mister, col gol di oggi la Frattesi ha fatto 16 gol, un po' pochini, considerando il peggiore attacco di tutto il girone. Pochissimo. Questo è un problema. Non avete pensato di intervenire sul mercato? Probabilmente sì. Però se dobbiamo intervenire sul mercato, tanto per intervenire, per fare numero, è inutile. Se dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare a breve. Cercare un giocatore che ti può assicurare, però è molto difficile perché diciamo che i giocatori bravi sono tutti a casata, quindi i giocatori bravi ci sono tutti qui a Potenza e faccio veramente complimenti, è veramente una grande squadra. In bocca al lupo, mister. In bocca al lupo a voi. Grazie. Grazie a voi.